I carabinieri concludono le indagini sugli inviti presunti falsi a partecipare alla sagra del mandorlo in fiore ad Agrigento, atteso il rientro della magistrato titolare dell'inchiesta. I carabinieri hanno bussato alla porta della sostituto procuratore di Agrigento, Silvia Baldi, ma non ha risposto nessuno. Lei, la Baldi, è fuori sede e rientra in ufficio tra novembre e dicembre. Allora i militari del nucleo operativo hanno aperto un cassetto della sua scrivania e hanno riposto dentro il fascicolo delle indagini appena concluse sugli inviti presunti falsi ad alcuni gruppi folk per partecipare alla scorsa sagra del mandorlo in fiore ad Agrigento. Gli investigatori hanno approfondito, ricostruito, sono state ascoltate persone addette ai lavori o informate e sarebbero stati scoperti i responsabili. E dunque vi sarebbero alcuni iscritti nel registro degli indagati tra coloro che hanno preparato gli inviti fasulli al gruppo della Bulgaria Estreria, che viaggiò e si presentò ad Agrigento ai primi di febbraio, quando invece la sagra internazionale si sarebbe svolta a marzo. I bulgari ovviamente hanno preteso il rimborso dei biglietti aerei e un nuovo invito a partecipare alla sagra. E del caso si è interessata anche l'ambasciata della Bulgaria in Italia. L'ipotesi di reato contestata, almeno per il momento, è il falso materiale. È stato il sindaco Marco Zambuto a presentare denuncia personalmente nelle mani del comandante dei carabinieri Riccardo Sciuto. A cavallo di quanto accadde o sarebbe accaduto, un assessore comunale in carica si è dimesso e le indagini avrebbero scoperchiato la pentola e scoperto gare d'appalto inviate tramite mail, firme contraffatte, affidamenti di incarichi senza nulla di scritto, e ciò perché da anni si sarebbe proceduto così, per consuetudine. Nell'incertezza ormai cronica del se e del quando si fosse svolta la sagra, a corto di finanziamenti pubblici, l'organizzazione dell'evento sarebbe stata gestita con estrema superficialità e approssimazione. Comportamenti colposi o dolosi? Ecco l'interrogativo a cui le indagini dei carabinieri hanno risposto, e la risposta è custodita nel cassetto della scrivania della magistrato Silvia Baldi. Superficialità e approssimazione sono state tali nel senso letterale o sono state strumentali per nascondere interessi inconfessabili? Al comune di Agrigento vi sono babbi che babbiano solo per non andare alla guerra o sono babbi solo perché sono davvero babbi? Entro fine anno sarà risolto il dilemma.